Buonasera. Si apposta con cautela, si avvicina in silenzio alla preda, con movimenti lentissimi, poi di colpo balza su di lei, uscendo allo scoperto. Sembra quasi la descrizione dell'attacco di un leone o di un leopardo, ed effettivamente è qualcosa che si avvicina molto, ma la scena non si svolge in Africa, bensì in Europa. È un felino, è la lince. La lince, quasi scomparsa dalle nostre Alpi, è stata reintrodotta prelevando degli esemplari dalle regioni europee in cui era sopravvissuta, al riparo delle foreste superstiti. È un signor predatore con delle unghie retratti potenti che possono fuoriuscire di ben 4 centimetri ed è con questa specie di rastrelliera di chiodi arcuati che la lince attacca, provocando profonde ferite nelle sue prede, spesso nei cervi. Nel primo documentario di oggi la vedremo all'opera, filmata in varie zone dell'Europa centrale, con quelle sue caratteristiche orecchie ornate di un ciuffo e le sue gambe posteriori più lunghe, tipiche di un saltatore. È un animale solitario, molto guardingo, quindi anche molto difficile da filmare. Gli autori del documentario si propongono non soltanto di mostrarci delle belle immagini, ma anche di presentare un animale che, essendo stato reintrodotto nei suoi antichi ambienti, richiede di essere conosciuto soprattutto dai cacciatori per essere rispettato ed evitare, come a volte succede, di finire morto, stecchito, per qualche fucilata. Vediamo. Per lungo tempo l'uomo ha cercato di sterminare la lince, sua concorrente nella caccia. Nei boschi svizzeri, per esempio, si possono ancora trovare i ruderi delle antiche trappole che venivano usate per catturarla. I nostri antenati la temevano e la credevano perfino capace di abbattere da sola un cervo adulto. Oggi, finalmente, questi antichi pregiudizi sono tramontati. E si è scoperto che la lince non costituisce una vera minaccia per l'uomo. Qualche anno fa, in Baviera, uno studioso osservò uno scontro tra una lince e un giovane cervo. In quel caso il cervo riuscì ad avere la meglio e il felino fu ferito a morte. La lince si riconosce a prima vista dai ciuffi di peli che sormontano le orecchie. La stessa caratteristica si ritrova nel gufo, un predatore notturno che scova le prede grazie soprattutto all'udito. Oltre a possedere un ottimo udito, la lince può ruotare le orecchie in modo da orientarle proprio verso il punto di provenienza dei suoni, senza per questo dover distogliere lo sguardo da ciò che ha di fronte.
Un'altra particolarità è la lunghezza delle zampe. Gli arti posteriori, infatti, sono più lunghi degli anteriori e conferiscono all'animale che corre una straordinaria forza propulsiva. Gli habitat ideali del più grande felino europeo sono i boschi di faggi e conifere tipici dell'Europa centrale e più a nord le foreste della taiga. Nelle Alpi predilige i boschi di aceri, abeti rossi e sorbi e le zone non raggiungibili dal turismo. Raramente si spinge oltre il margine del bosco, a meno che non stia inseguendo una preda o cercando un rifugio sicuro. Nel bosco la lince trova il suo ambiente ideale, a differenza del lupo, che pur frequentando anche queste zone, predilige paesaggi più aperti come la tundra. Nonostante ciò, nelle regioni dove le due specie si trovano ancora in competizione, sono in genere i lupi a prevalere. Nei Carpazi e in Finlandia, infatti, la popolazione delle linci è diminuita in seguito a un aumento di quella dei lupi. La lince caccia da sola e non in branco, e quindi le sue prede sono più piccole di quelle del lupo, che arriva ad abbattere cervi di 400 kg. La lince, come la maggior parte dei predatori, ha un regime alimentare molto vario, che solo occasionalmente comprende anche un giovane cervo o un capriolo. È un animale solitario e, fatta eccezione per la stagione degli amori, ha un comportamento prudente e discreto. Le sue ore di massima attività sono al mattino presto e al crepuscolo. A seconda delle risorse del territorio, può anche specializzarsi nella cattura di una singola specie, ma in genere si ciba di roditori, di uccelli e di lepri. Alcune popolazioni di linci canadesi, invece, predano quasi esclusivamente la lepre variabile e quando il numero di lepri cala, diminuiscono anche le linci. In altre regioni la dieta della lince comprende anche un certo numero di tetraonidi, che rappresentano il 6% delle prede in Finlandia e il 15% in Polonia, dove un uccello di questa famiglia, il francolino di monte, è particolarmente comune. Nelle Alpi, invece, questi uccelli rappresentano solo delle prede occasionali. È il movimento della preda e non il suo odore o la sua forma ad attirare l'attenzione della lince. E poiché in presenza di un pericolo i tetraonidi restano a terra immobili fino all'istante della fuga, il felino ha molte difficoltà a catturarli. Le tracce della lince conducono a un terreno di parata del gallo cedrone. Seguendo le tracce di un altro esemplare, raggiungiamo il nascondiglio di due fagiani di monte, ma non scorgiamo segni di predazione. Cacciatrice solitaria, la lince non insegue le sue prede, come fa il lupo,
ma piuttosto tende loro degli agguati. Quando percepisce la presenza di un animale, si avvicina lentamente alla vittima, restando sempre nascosta tra la vegetazione. Poi si abbassa, misura le distanze e infine scatta più veloce che può e blocca la preda con un breve e folgorante attacco. La cattura deve essere immediata, altrimenti, come spesso avviene, la lince abbandona l'inseguimento. Attuando una simile strategia di caccia, dove l'effetto sorpresa è tutto, il felino non può permettersi di scegliere la preda. Ciò contraddice la vecchia teoria secondo la quale esso predi soprattutto animali deboli o malati. Il suo fabbisogno giornaliero è di un chilo di carne. Una lepre, quindi, fornisce cibo a sufficienza per 2 giorni, una volpe per 3 o 4, e un capriolo o un camoscio per ben 2 settimane. Il cibo che non viene consumato subito viene nascosto. Verso la metà di febbraio, quando è ancora pieno inverno, ha inizio la stagione degli amori. In questo periodo, che si protrae fino alla fine di marzo, i maschi modificano le loro abitudini. Compiono lunghi e continui spostamenti per andare in cerca di una compagna. Al crepuscolo e durante la notte si odono i loro richiami insistenti. È anche la stagione in cui i giovani, nati la primavera precedente, si separano dalle madri e partono alla ricerca di un territorio da conquistare. Le femmine raggiungeranno la maturità sessuale all'età di 21 mesi, i maschi a 33. Entrambi vivranno fino a 10 o anche 15 anni. In Svizzera, un giovane esemplare dotato di un radiocollare fu seguito nel suo primo viaggio alla ricerca di un nuovo territorio. Attraversò 2 vallate e percorse oltre 35 chilometri in linea d'aria prima che si perdessero le sue tracce. Quando la femmina è in calore, il maschio le si avvicina con cautela. Se lei accetta le sue attenzioni, l'accoppiamento può avere luogo. Oh,
La coppia si unisce più volte durante la breve stagione degli amori e la nuca della femmina porterà a lungo i segni dei morsi del suo compagno. Alla fine il maschio e la femmina si separano e si allontanano prendendo direzioni opposte. A maggio la vita rinasce e l'aria è più calda. È primavera, la neve si scioglie, i raggi del sole illuminano i primi fiori e i prati si ricoprono di crocus. Questo ricco banchetto attira i caprioli. Un picchio nero, il più grande picchio europeo, è in piena attività. Col becco robusto scava ogni anno un nuovo nido e così facendo realizza dei ripari per altre specie. Ecco una colombella che occupa un nido scavato l'anno precedente. Anche gli allocchi, grossi rapaci notturni, sfruttano questi ripari, che tuttavia sono un po' troppo piccoli per loro. Il picchio muratore, invece, trova la casa molto grande e ne riduce il foro d'ingresso costruendo un muro di fango. Alla fine di maggio, se la primavera non è troppo rigida, le giovani linci escono per la prima volta allo scoperto. I piccoli felini sono nati all'inizio del mese e hanno trascorso le prime settimane di vita al riparo nella tana. Le femmine partoriscono in un luogo riparato, come una cavità tra le rocce o sotto un tronco, e generalmente danno alla luce due cuccioli. I piccoli non hanno fretta di imparare a cacciare. Resteranno con la madre ancora per molti mesi, fino al termine del loro primo inverno. La femmina allatta i piccoli per un periodo che varia da 3 a 6 mesi. Ancora adesso porta i segni dei morsi inferti dal maschio durante l'accoppiamento. La femmina ha terminato da poco il suo pasto e ora ne ricopre i resti con cura.
La natura fa bene il suo dovere e i piccoli nascono contemporaneamente alle prede. Ciò permette alla femmina di disporre di cibo abbondante nel periodo in cui deve cacciare per sé e per i suoi piccoli. Nelle riserve dove sono state girate queste immagini, la reintroduzione della lince ha provocato un calo nella popolazione di cuccioli di camoscio. Dopo qualche anno, tuttavia, la natura ha ritrovato i suoi equilibri e ora si osserva di nuovo un numero consistente di femmine con i loro piccoli. La lince, quindi, non agisce come regolatrice della popolazione delle sue prede. Inoltre, la quantità di giovani piante che ogni anno vengono danneggiate dagli ungulati non è mutata e ciò conferma che i caprioli e i camosci non sono in calo. La presenza del predatore, in genere, si limita solo a spaventare i branchi. Nelle calde giornate estive, le giovani marmotte amano giocare. Il loro nemico naturale non è tanto la lince quanto l'aquila. Sulle Alpi, infatti, è rarissimo che una lince possa attaccare una famiglia di marmotte. Con le prime gelate autunnali, la foresta si colora e si riempie dei possenti richiami d'amore dei cervi. I maschi hanno raggiunto i luoghi dove le femmine hanno trascorso l'estate e nelle ultime tiepide giornate d'ottobre frequentano volentieri i prati assolati. Le giovani linci sono cresciute e ora seguono la madre in tutti i suoi spostamenti, in modo da apprendere i segreti della caccia. Tutti i felini amano la pulizia e poiché il muso è una delle parti più difficili da raggiungere, l'aiuto di un altro esemplare si rivela molto utile. Questi colpi con la testa sono gesti affettuosi tipici del comportamento sociale della lince che solo ora stiamo iniziando a conoscere e a capire. Ormai svezzati, i giovani hanno abbandonato la dieta di latte e si nutrono di carne. Di tanto in tanto, tuttavia, riescono ancora a ottenere una poppata. La famiglia ama passare la giornata a riposare in qualche cavità o su una roccia, al riparo da sguardi indiscreti. Nel tardo pomeriggio la femmina si mette in marcia, mentre i giovani, che in fondo sono ancora dei cuccioli, la seguono dando sfogo alla loro voglia di giocare. La natura li ha dotati di un istinto di caccia che con il gioco viene stimolato e perfezionato.
Talvolta si arrampicano sugli alberi con una velocità sconcertante. Le leggende che narrano di linci appostate sugli alberi nascono forse da osservazioni come questa. Simili eventi, tuttavia, non sono esercitazioni di tecniche di caccia, ma solo manifestazioni di esuberanza giovanile. Dalla sua postazione, la femmina ha avvistato un bel capriolo. Si avvicina con grande cautela. Una preda di queste dimensioni potrebbe sfamare la sua famiglia per ben 10 giorni. Nelle Alpi la reintroduzione della lince è stata pesantemente contestata e lo stesso è accaduto in Baviera, dove i cacciatori di frodo hanno persino ucciso qualche esemplare. Il governo bavarese, tuttavia, non si è dato per vinto e, oltre a proseguire con il progetto, ha stanziato una considerevole somma di denaro per attuare una campagna di sensibilizzazione pubblica. I carnivori, ormai lo sappiamo, sono un anello importantissimo della catena alimentare e a lungo termine contribuiranno alla equilibrata conservazione di tutte le specie delle quali si nutrono. Oggi, finalmente, le nostre Alpi ospitano di nuovo uno dei più incantevoli e misteriosi rappresentanti di questa famiglia. Bene, veniamo al secondo documentario di oggi. Pare impossibile che al circolo polare artico possano vivere tanti tipi di animali. Li abbiamo visti spesso nei nostri documentari: orsi polari, foche, trichechi, volpi, lupi, caribù, tutti molto ben adattati al freddo del Grande Nord. Ebbene, oggi vi presentiamo un abitante insolito di queste regioni, un animale che raramente viene filmato e che è invece di grande bellezza, il bue muschiato. Come tutti gli animali che si sono adattati a vivere nei grandi freddi, uomo compreso, il bue muschiato ha zampe corte, è compatto, proprio per evitare di disperdere troppo calore. Anche gli eschimesi del resto hanno braccia corte rispetto alle altre popolazioni. E poi naturalmente sono ricoperti questi buoi muschiati di una bellissima pelliccia fluente che conferisce loro un aspetto molto originale. Nati in Asia, i buoi muschiati migrarono un po' ovunque nelle terre del Grande Nord, terre da lupi del resto, che sono i loro grandi nemici. Quelli che vedremo sono stati filmati in Alaska ed è un'occasione per ammirare questo splendido animale che era quasi arrivato ai limiti dell'estinzione e che oggi si sta riprendendo grazie anche a delle politiche di conservazione e di tutela. Ecco il bue muschiato. Questa strana creatura è il bue muschiato. Nonostante il suo nome scientifico, Ovibos, non è né un ovino né un bovino. Il suo parente più stretto è infatti il takin, una specie di capra delle montagne del Tibet. Come questo, ha un mantello fitto e pesante che lo protegge dal gelo dell'Artico. Diffuso in Alaska da migliaia di anni,
Anche il bue muschiato è giunto in passato sull'orlo dell'estinzione. Oggi la sua popolazione è in aumento e l'animale è oggetto di un interesse crescente da parte della scienza. Il bue muschiato si è adattato molto bene al clima artico. Le orecchie, la coda e le zampe sono corte e una fitta pelliccia lo ricopre da capo a piedi. Gli eschimesi lo chiamano O-Ming-Muk, cioè il barbuto, e lo hanno sempre cacciato sfruttandone la carne, le pelli e la lana. Lo strato più interno del pelo, chiamato Quivyut, si presta molto bene ad essere filato. Le zampe corte, un adattamento che riduce i problemi di circolazione del sangue dovuti al freddo estremo, impediscono loro però di correre se non per brevi distanze. In fuga sono lenti ed è per questa ragione che quando si sentono minacciati, i membri del branco formano un cerchio compatto con teste e corna rivolte all'esterno. La strategia di difesa, efficace per resistere agli attacchi dei lupi, non si è rivelata altrettanto valida contro l'uomo, che si è trovato di fronte prede che non fuggivano. Il bue muschiato è originario dell'Eurasia. All'epoca delle grandi glaciazioni, attraversò il ponte di ghiaccio sullo stretto di Bering, migrando in Alaska, in Canada e in Groenlandia. Poco a poco la popolazione asiatica si estinse e rimasero soltanto le mandrie che abitavano le tundre artiche del Nord America e della Groenlandia. In epoche più recenti, agli eschimesi si aggiunsero esploratori e cacciatori di balene e di pelli armati di fucile. Fu uno sterminio. In Alaska l'ultimo esemplare fu abbattuto nel 1870. Nelle isole meno accessibili all'uomo, il bue muschiato era invece riuscito a salvarsi. Negli anni 30 un piccolo branco fu trasferito dalla Groenlandia all'isola di Nunivak, al largo delle coste sud-occidentali dell'Alaska. L'isola di Nunivak si trovava molto più a sud rispetto ai territori che l'animale occupava un tempo, ma venne scelta per la reintroduzione perché offriva diversi vantaggi. Non c'erano lupi né insediamenti umani ed era abbastanza piccola da permettere un efficace controllo del territorio. La scelta si rivelò giusta. I buoi trasferiti furono solo 31 e ora galoppano a centinaia per tutta l'isola. La vita su Nunivak è leggermente diversa rispetto a quella che conducevano più a nord gli antenati di questi animali. L'isola è più ricca di vegetazione, ma è soggetta a nevicate frequenti e quindi d'inverno i buoi devono scavare a fondo nella neve per raggiungere l'erba. L'isola è abitata anche da alcune migliaia di renne. I caribù, abitanti originari di Nunivak, sono definitivamente scomparsi nel secolo scorso e le renne sono state introdotte al loro posto dagli eschimesi come animali d'allevamento. Nunivak è abitata anche da mammiferi più piccoli come la volpe e la volpe polare. In assenza di predatori, a limitare lo sviluppo del bue muschiato restano la scarsità di cibo, le cadute, le malattie e la morte per assideramento, quando il pelo lungo e ispido si bagna e finisce per ghiacciare. Questo esemplare è rimasto isolato dal resto del gruppo e non si azzarda ad attraversare il sottile strato di ghiaccio che lo separa dal branco. Se un animale si trova su una lastra di ghiaccio che si stacca dalla costa e va alla deriva, può morire di fame e di sete o annegare nel tentativo di riguadagnare la terraferma. Nonostante la natura abbia provveduto ad equipaggiarlo per affrontare le temperature più basse, il bue muschiato non se la cava troppo bene nella neve alta. È per questo che predilige le zone dove il manto di neve è più sottile. L'interno dell'isola di Nunivak è disseminato di antichi crateri vulcanici e nella stagione invernale sono ottimi terreni di pascolo perché le loro pendici, spazzate dal vento, sono quasi libere dalla neve.
L'intero perimetro dell'isola è costeggiato da dune di sabbia ormai ricoperte di vegetazione. Questo è un altro dei ritrovi abituali del bue muschiato, che qui trova cibo per tutto l'inverno. Le dune attirano i buoi muschiati anche per un altro motivo. Le creste sabbiose sono ideali per grattarsi, un bisogno crescente man mano che si avvicina alla muta estiva. Con l'arrivo della primavera, le giornate si allungano e il cibo diventa abbondante. La pernice bianca appartiene alla famiglia dei tetraonidi. In inverno assume lo stesso colore della neve, ma in primavera muta il piumaggio e prende i toni caldi della tundra. Nei mesi più freddi, i buoi muschiati si dividono in branchi separati di maschi e di femmine. Questi sono maschi. Le corna raggiungono il massimo sviluppo dopo il quinto anno d'età, quando anche le protuberanze ossee sulla fronte si fanno più evidenti. I maschi di uno stesso branco si sfidano spesso in prove di forza, allo scopo di stabilire la loro posizione gerarchica. I piccoli nascono tra fine aprile e maggio. Normalmente le femmine possono riprodursi già a 4 anni, purché abbiano cibo a sufficienza. Se questo scarseggia, tendono ad accoppiarsi più tardi e danno alla luce soltanto un piccolo ogni 2 anni. Questi cuccioli hanno solo 24 ore di vita. Sono vivaci e giocherelloni, ma non hanno ancora imparato a riconoscere la loro madre. Quando un cucciolo si perde, gli altri componenti del branco non sembrano preoccuparsene. Se vuole sopravvivere, però, il cucciolo deve ritrovare al più presto la mamma. Intanto qualcosa ha spaventato il branco, che si è lanciato al galoppo verso la cima della scogliera, insieme ai cuccioli più grandicelli che hanno già imparato a non perdere di vista la madre. I piccoli hanno paura di essere abbandonati e si fanno prendere facilmente dal panico. Il piccolo ha raggiunto il gruppo e cerca di riconoscere la madre fra tutte le femmine. Intanto ha dimostrato di avere già assimilato la lezione più importante: seguire la mandria sempre. Come si è visto, il branco dell'isola di Nunivak discende da alcuni esemplari catturati in Groenlandia nella prima metà del secolo. Tuttora la Groenlandia ospita una grande colonia di buoi muschiati che è stata protetta sin dal 1930.
Concentrati principalmente lungo la costa settentrionale e orientale, i buoi muschiati prediligono le valli riparate e percorse dai fiumi, dove la vegetazione è più ricca, ma dove trovano anche numerosi vicini di casa. Queste sono lepri artiche. Se la loro popolazione aumenta, sono temibili concorrenti del bue muschiato nella ricerca di cibo, in quanto si nutrono, come lui, di arbusti teneri e salici nani. In estate il candore del loro pelo contro lo sfondo scuro della tundra le rende fin troppo vistose, tanto da costringerle ad una vigilanza costante e a corse estenuanti per sfuggire ai predatori. L'oca faccia bianca arriva in Groenlandia in estate per nidificare e mutare il piumaggio. Al sopraggiungere dell'autunno torna a sud per svernare nelle isole britanniche. Durante l'estate le valli della Groenlandia orientale si coprono di eriofori, la pianta che gli svedesi chiamano lana polare. È questo il foraggio ideale per il bue muschiato. L'animale non disdegna neppure le piante che ricoprono le montagne, dove il terreno è più asciutto. Verso la metà dell'estate, i piccoli nati in primavera sono ormai cresciuti e passano gran parte del tempo giocando e simulando combattimenti. A questa età non sono ancora in grado di procacciarsi il cibo da soli. Dovranno trascorrere parecchi mesi prima che lo svezzamento sia concluso. Quindi, per ora, devono tornare di tanto in tanto dalla madre per una poppata. Un giovane bue come questo non esita a usare la forza per stimolare le mammelle della madre a produrre latte. Non è altrettanto deciso, però, quando si tratta di guadare un torrente impetuoso. Un altro animale tipico dei paesaggi della tundra in Groenlandia è la volpe polare. Questo esemplare è in cerca di cibo per i suoi piccoli. Nell'attesa che il genitore rientri alla tana, i volpacchiotti giocano ed esplorano i dintorni. Il pelo della volpe polare può avere due varianti di colore. All'interno della stessa cucciolata è facile trovare individui a pelo chiaro e altri a pelo scuro. Quelli più chiari diventeranno bianchi in inverno, mentre i loro fratelli più scuri assumeranno una tonalità grigio-bluastra. Si tratta delle cosiddette volpi azzurre. Questo piccolo ispeziona il cranio di un bue muschiato morto da lungo tempo.
Nel nord della Groenlandia, la volpe polare convive con un suo cugino più grande, il lupo. Durante l'inverno i lupi si nutrono di buoi muschiati, mentre in estate si accontentano anche di prede più modeste. Con l'avanzare della stagione calda, il bue muschiato si spoglia della pesante tenuta invernale e per parecchi giorni è costretto a trascinarsi dietro lunghi ciuffi di pelo che stentano a staccarsi. Per liberarsene, si sfrega contro i cespugli e le rocce, lasciandovi appese lunghe ciocche di lana. La fine dell'estate coincide per il bue muschiato con l'avvio della stagione degli amori. I maschi sciolgono i branchi e diventano sempre più aggressivi. L'accoppiamento è preceduto da un complesso rituale. I maschi lasciano segnali odorosi sul terreno e ricercano quelli delle femmine in estro. Scuotono il capo e avanzano l'uno verso l'altro, assumendo una postura che li fa sembrare più grossi. Ruggiscono, a riprova della loro disposizione a combattere. Tra le tante sorprese che ci riserva la natura, questa è una delle più curiose. Infatti si tratta del ruggito di una pecora. Quando un maschio adulto affronta un giovane, non ci sono dubbi sull'esito dello scontro. Il giovane valuta rapidamente la mole e la potenza dell'avversario e si defila. Ma quando lo scontro è ad armi pari, la faccenda si fa seria. Verso la fine di agosto, le vallate e i pendii montani diventano teatro di epiche battaglie. Per tutta la stagione degli amori, i maschi sono tesi e aggressivi. I maschi dominanti assumono il controllo di piccoli harem di femmine e dei loro cuccioli. Grazie all'olfatto, sanno quando ciascuna delle compagne è entrata in calore. Le femmine non sembrano prestare grande attenzione alle manovre del maschio, finché questo non dimostra un'insistenza maggiore del solito. Deve inseguirle a lungo prima di potersi accoppiare. Se una femmina rimane incinta, il piccolo nascerà in primavera, quando il pascolo sarà di nuovo abbondante. Alla fine di settembre, la tundra ha ormai assunto le calde sfumature dell'autunno. I visitatori estivi
partono verso le terre del sud. I primi fiocchi annunciano l'arrivo della stagione fredda. Con l'arrivo delle bufere di neve, sarà sempre più difficile per il bue muschiato procurarsi il cibo. Nei mesi che verranno, la sua nuova folta pelliccia lo proteggerà dai rigori dell'inverno artico. Anche sull'isola di Nunivak è arrivato il freddo. Oggi vivono qui 750 esemplari, tutti discendenti di quei soli 30 di una volta. Cinquant'anni fa, un gruppo di buoi muschiati è stato reintrodotto anche in Scandinavia e la popolazione attuale comprende oggi un centinaio di esemplari che faticosamente si ritagliano uno spazio vitale nel nuovo ambiente. Oggi, quindi, dopo un giro del mondo e 2000 lunghi anni di assenza, questa creatura della tundra è tornata ad essere un mammifero europeo.